Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, sono in compagnia della piccola Matilde che è nel suo lettino e sta giocando. Saluta, Mati. No. Non vuoi salutare? No. Ma come mai, Mati? Oggi è un po' capricciosetta. Stai giocando con Bubu? Che Bubu? E ti stai divertendo? No, Bubu, butti. Ma come? Ma Bubu non è brutto. È il tuo bellissimo bimbo. Guarda un po', il tuo bimbo addormentato. Butti, Bubu. Ma che brava, lo stai mettendo a dormire. Dorme. Dorme, Bubu? Sì, Mati. Dorme, Bubu. Vorresti che fosse sveglio? Ma quanti capricci oggi, Mati. Forse preferisci giocare con la tua Princi? No, Princi. Neanche con la Princi vuoi giocare? Certo che Mati, oggi sei proprio scontenta, eh? Cosa è successo? Scommetto che il tuo unicorno rosa può risollevarti l'umore, eh? Che dici? E se andassimo a fare merenda, visto che è quasi ora? Neanche merenda? Matilde, non fare i capricci. Mati, ma hai sentito anche tu? Quel suono proveniva dalla porta. Sarà meglio che io dia un'occhiata. Vediamo un po'. Ma è un pacco a sorpresa! Guarda un po', Mati, è arrivata una scatola gigantesca. Papola? Una scatola, Mati, hai visto? Apri, Vuoi aprirla? apri! Te apri! Altro per Mati? Dici che ci sono dentro delle cose per Mati? Te per Mati! Matilde, ma mi sembri già più contenta? Te per Mati! Apriamo un po' questa scatola. Cosa ci sarà dentro? Guarda, Mati, vedo già delle cose coloratissime. Mati! Wow, ma quante cose, Mati! Vediamo un po', Mati, quante cose ci sono all'interno di questa scatola. Ma sono bellissime, sono super colorate. Guarda questa, quanti colori che ha. Eh sì, mi sa che questa è proprio per Mati. Ma ci sono anche altre cose. Guarda, sono tantissime, Mati! Ti piace questo? Wow, che bel colore! Ma ce ne sono ancora! Mati, guarda! Vediamo, Mati! Wow, ma quante bustine! Hai visto? Hai ragione, dobbiamo aprirle per vedere bene che cosa contengono. Questo video è in collaborazione con PatPat, che noi ringraziamo tantissimo per l'opportunità, vero Matti? PatPat è un sito che vende vestiti e accessori a ottimi prezzi per bambini, ma anche per tutta la famiglia in generale. Inoltre, la spedizione è gratuita in tutto il mondo per gli ordini che superano i 35 dollari, quindi ottimo. Devo dire che io conoscevo già questo marchio perché mi è capitato più volte di vederlo su Instagram e gli articoli mi sono sempre piaciuti tantissimo, quindi quando mi hanno chiesto la collaborazione io non ci potevo credere, sono stata davvero super felice. Tra l'altro, il sito è fatto benissimo e le foto degli articoli sono molto veritiere, anche per quanto riguarda i colori, coincidono proprio con gli articoli che poi ricevete. E per le taglie c'è la tabella con le misure che vi aiuta a scegliere. Anche la spedizione è super veloce, nel mio caso ho ricevuto gli articoli in 4-5 giorni. Tutti i link delle cosine che vi mostreremo adesso io e Matilde sono nell'info box di questo video, quindi se volete dare un'occhiata al sito in generale o se vi interessa uno specifico articolo, trovate tutto qua sotto e potete visitare il sito con facilità. Inoltre qui vi lascio il mio codice sconto del 10% che potete utilizzare per il vostro ordine. Matti, ma adesso vediamo un po' che cosa ci hanno inviato. Oh, te, te, te.
In realtà non è proprio come dice la piccola Mati, non ho ordinato solo cose per lei ma anche per le sue sorelline, ma visto che oggi è già un po' capricciosa, io direi di iniziare a far vedere le sue cose. Ok Mati? Sì. Bene. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto volevo farvi notare come sono incartati bene gli articoli. Sono confezionati singolarmente in queste buste con appunto il marchio Pat Pat. Sono buste richiudibili e riutilizzabili. Il primo articolo non è propriamente un vestito, ma si tratta di un pannolino lavabile. Sul sito ce ne sono tantissimi. Io ho scelto questo perché la fantasia mi piaceva troppo. Guardate un po' con i fenicotteri. Davanti è fatto così, mentre invece sul retro è semplicissimo. Qui ovviamente ci sono i bottoni, si può regolare, vi faccio vedere. Ok, come un classico pannolino lavabile, poi all'interno è fatto in questo modo. Questa è taglia unica, mi sembra, e per Matilde è davvero perfetta. Poi, quanto è carino, cioè ditemi se non è la cosa più carina del mondo. Cosa ne pensi di questo pannolino con i fenicotteri, Mati? Ti piace? Sì, perché è rosa. Hai ragione, è rosa, ed è bellissimo. Questo articolo mi è piaciuto tantissimo, sin da subito, appena l'ho visto. Allora, si tratta di una tutina, non so bene come definirla, comunque è fatta in questo modo, una via di mezzo tra un pagliaccetto, una salopette, una tutina. Il tessuto è abbastanza morbido, quindi sembra essere molto confortevole. Davanti è fatta così con le bretelline, mentre invece sul retro ha l'elastico. E qui ci sono questi bottoncini. È davvero super super carina, mi piace un sacco e io l'ho scelta a righe, ma in realtà c'erano tante fantasie e colori diversi, quindi date un'occhiata al sito per vedere un po' tutti i dettagli. Comunque non vedo l'ora di metterla a Matilde perché secondo me le starà davvero benissimo. Ti piace questo con le righe, Mati? Sì, per Mati. Bellissimo, vero? Sì, perfetto. Ti piace? Poi ho ordinato questo pagliaccetto super estivo per Matilde, i capi che vi mostro adesso sono tutti per lei e per quanto riguarda le taglie mi sono aiutata con la tabella delle misure di cui vi parlavo prima e ho preso in linea di massima il 6-9 mesi o il 9-12, dipendeva un po' dai capi. Comunque questo pagliaccetto mi piace davvero tantissimo, ha la gamba corta, come vedete è smanicato e poi qui ha questa apertura sul davanti con i bottoncini che sono super carini. Qui ha anche le tasche, guardate, adorabile, e il tessuto è stupendo. Dietro è molto semplice, fatto in questo modo, ed è super comodo perché sotto ha tutti i bottoncini per il cambio, quindi si può aprire facilmente. Il colore secondo me è stupendo, fatemi sapere se vi piace. Ci sono tante varianti anche per questo capo, comunque questa era la mia preferita e secondo me sta molto bene a Matilde. Ma che bella questa, Mati, hai visto? Super alla moda! Questo è in assoluto uno dei miei capi preferiti. L'avevo già visto molte volte su Instagram e quando l'ho trovato sul sito non ho potuto resistere. Cioè, secondo me questa tuta è splendida. A parte il colore, anche di questo ci sono varie colorazioni, ma questo verde secondo me è stupendo. Ma poi anche il taglio di questo capo. Adesso ve la faccio vedere meglio. Come vedete è una tuta con la gamba lunga, questa si può anche risvoltare, secondo me a Matilde starà davvero molto bene. La parte superiore è fatta in questo modo, un po' arricciata qui, poi davanti è molto semplice e ha i volant sul giro manica. Quanto è bella, mi piace davvero troppo. Dietro ci sono i tre bottoncini per aprirla, come vedete. Vediamo un po' Mati che cosa dice di questa tuta. Com'è? Verde. Verde, ma ti piace Mati? Siete verde. Bellissima verde, si intona anche ai tuoi occhioni, vero? Verde. Che bella, Mati. Questo invece è un pigiamino che ho preso sempre per Mati, appunto. Si tratta di una tutina a manica corta, però con la gamba lunga, come vedete. Anche questa ha i bottoni per il cambio, quindi si apre interamente sotto, e questa cosa mi piace tantissimo. Sul davanti ci sono i classici tre bottoncini, guardate quanto sono belli. E guardate anche il tessuto. I tessuti sono davvero stupendi in generale.
Seriamente, questi vestitini mi piacciono davvero tantissimo. Se li trovassi nei negozi qua nei dintorni, sicuramente li prenderei perché sono proprio lo stile che mi piace al momento, quindi sono stata felicissima di trovarli sul sito. Ho scelto questo colore per la tuta perché intendo usarla come pigiamino, però anche di questa ci sono varie colorazioni, quindi vi consiglio di dare un'occhiata perché sono tutte splendide secondo me. Nanna. Eh sì, Mati, questa si mette per far la nanna. È un pigiamino Rosa. rosa, hai visto che bello? Il tuo colore preferito? Mamma sa che ti piace tanto e l'ha presa così, sei contenta? Che ora. Penultimo capo di abbigliamento per Matilde. Questa è un'altra cosa che mi fa impazzire sia per il colore che per il tessuto che per il taglio. Si tratta di un'altra tuta, però questa è molto diversa dalla scorsa, da quella verde salvia che vi ho mostrato prima. Ha sempre la gamba lunga, come vedete, però è molto più semplice. Davanti ha i bottoncini, fatti in questo modo. Qui vedete meglio anche il tessuto, anche le cuciture sono fatte molto bene. Dietro è semplicissima. Tra l'altro, voi dall'inquadratura la vedete grandissima, ma in realtà non è così grande e soprattutto Matilde è molto più grande di quello che sembra perché ha le gambe piegate e ha il corpicino abbastanza cicciottello, quindi non posso prendere delle taglie troppo piccole perché altrimenti non le stanno i vestiti. Ma che bello, Mati, la mamma ti ha preso la salopette senape. Che E com'è che si dice senape? penape Come? penape. Poi ho preso un body per Mati. Questo mi piace davvero un sacco. È di questo rosa spento, rosa cipria, che mi piace davvero un sacco. Ha i due bottoncini davanti. Il tessuto è così a righine, è elasticizzato. E poi alla fine della manica c'è il polsino, questo appunto è a manica lunga, sotto ci sono i bottoncini per il cambio e dietro è molto semplice. Questo secondo me è davvero super carino con un paio di pantaloni a vita alta o con una gonna, mi è piaciuto davvero tanto, infatti ne ho preso un altro, però piccolino. Questo è per le sorelline di Matilde, è lo stesso body, però bianco e ovviamente della taglia più piccola, questa è la taglia 0-3 mesi. Guardate quanto è tenero anche bianco, ha sempre lo stesso tessuto a righine ed è fatto allo stesso modo, appunto. Poi, sempre per una delle sorelline di Matilde, ho preso questa salopette barra pagliaccetto che secondo me è davvero stupenda. Allora, qui ha i bottoncini per aprire le bretelle e metterla con facilità. Davanti è fatta in questo modo, sotto ha i bottoni per il cambio e dietro le bretelle si incrociano e poi è fatta così con l'elastico. Ma guardate il tessuto, che bello, e la stampa. Cioè, ditemi se non è tenerissima. A me piace troppo, appena l'ho vista ho deciso di ordinarla perché non vedo l'ora di vedere le mie Reborn con indosso questa meravigliosa salopettina. Poi è super morbida, cioè guardate, è proprio un tessuto morbidissimo e anche leggermente elasticizzata, super cute. Ma ti vuoi dire qualcosa anche a proposito di questa salopette per le tue sorelline più piccole? Bove? Sì, anche per Bluebee, la tua sorellina, Bluebell. Fermati? Ma no, Mati, questa è piccola per te. No, fermati. Tu recensisci solo i capi per te? Ah, ho capito, hai ragione. E le ultime due cosine che vi mostro sono sempre per le Reborn più piccine, ma non si tratta di veri e propri capi di abbigliamento, ma bensì di copertine che utilizzerò principalmente per fare le foto. Questa è rosa, mi piace tantissimo, guardate che bello il colore e poi guardate che bello anche questo nastro, cioè secondo me si presenta davvero benissimo. Questa è una sorta di copertina elasticizzata per avvolgere il bebè per fare le foto. Sul sito ci sono tante cose di questo tipo e mi è piaciuto davvero tantissimo l'assortimento che hanno, quindi andate a dare un'occhiata se vi interessa anche per fare magari qualche foto alle vostre Reborn perché le cose sono davvero bellissime. Vi faccio vedere anche il tessuto.
di questa copertina. È super morbido, super liscio ed elasticizzato. E anche l'ultimo articolo, come vi dicevo prima, è una copertina, o meglio uno swaddle per avvolgere il bebè. Io ho preso questo bianco con la scritta rosa Little Sister. Questo l'ho pensato per Bluebell, perché comunque lei è super piccolina e penso sia davvero adatto a lei. Vi faccio vedere la forma. Ecco qui, è una sorta di sacco in cui si mette il piccolo, o la piccola in questo caso, ma la cosa dolcissima che mi è piaciuta un sacco è che c'è la fascetta per la testa abbinata, cioè guardate, questa si mette sulla testa del bebè e si fa il nodo, dolcissima, ha la stessa fantasia della copertina. Mi sembra che ci fosse anche l'assortimento della copertina più il cappellino, però io per Bluebell ho preferito prendere il fiocco per la testa, insomma, perché mi piace tanto che si vedano i suoi capelli biondi. Ma dove sarà Matilde? Mati, dove sei andata a finire? Ma che si stia nascondendo tra i vestiti? Vediamo un po'. Mati? Ma? Eccoti lì! Ma hai visto, Mati, quante cose sono arrivate oggi? Sì, per Mati. E tante sono anche per Mati, non tutte però, perché non può essere sempre tutto per Mati, giusto? Dai, io direi che ringraziamo tantissimo Pat Pat per la collaborazione, perché ci hanno mandato delle cose bellissime. Cosa si dice, Mati? Grazie. Bravissima, grazie. Mi sembra anche che tu abbia ritrovato il buon umore, Mati. Sei più contenta adesso? Sì, perché vestiti per Mati. Hai ragione, sono arrivati i vestiti per Mati. E a te piacciono tanti i vestiti, vero? Sì, per Mati. Bene. E se adesso andassimo a fare merenda? Sì, Ella. Pronta per la merenda, Mati? Sì, Ella. Hai fame adesso, eh? Sì. Oh. Guarda un po'. Che cosa hai lì, Mati? Ella. La merenda. E che cosa mangia Mati di merenda? È tortuga. Hai ragione, ci hai disegnata la tartaruga. Questa barrettina alla frutta viola è la preferita di Mati, vero? Sì, per Mati, Ella. La merenda, e poi lì ha la sua caraffina con l'acqua, quindi adesso facciamo merenda, vero? Quindi noi ora vi salutiamo e poi mangiamo con calma la nostra barrettina, ovviamente anche in compagnia di... Bubu! Bubu, che non può mancare mai! Ringrazio ancora tantissimo Pat Pat per la collaborazione. Io spero tantissimo che i vestitini vi siano piaciuti. Mi raccomando, fate un giro sul sito, trovate tutti i link giù nell'info box e anche il codice sconto per il vostro ordine. Se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale. Condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ah, vi ricordo che nell'info box trovate anche il link per acquistare le magliette, le tazze, le cover, i cuscini e tanto altro con le foto delle mie bambole reborn. Ciao, a presto! Ciao!